Ciao a tutti! Oggi con Naturalino creeremo una crema pulente per superfici lavabili come ad esempio lavelli oppure ceramiche o sanitari. In un certo senso una specie di chiff fatto in casa. Allora, gli ingredienti sono come sempre semplici ed economici e possiamo trovarli tranquillamente nella nostra cucina o in erboristeria. Allora, intanto ci occorre il sapone per piatti, quindi del normalissimo detergente per piatti, del bicarbonato di sodio e olio essenziale al limone. Va bene anche quello un pochino più economico, non per uso alimentare ovviamente, un olio essenziale profumato al limone. Gli strumenti sono una ciotolina e un cucchiaio. Andiamo a vedere come si fa. Prendiamo la nostra ciotola pulita e mettiamo circa 3 cucchiai abbondanti di bicarbonato di sodio. Le dosi non sono così precise, quindi possiamo scegliere di farne più o meno a seconda di quello che ci occorre. Aggiungiamo il detersivo per piatti. Questo va aggiunto poco per volta in base alla consistenza che vogliamo dare alla nostra crema pulente. E mescoliamo. Aggiungiamo 5-6 gocce di olio essenziale al limone. Questa è la consistenza della nostra crema o chiff fatto in casa. Il bicarbonato e il detersivo per piatti e l'olio essenziale aiuteranno noi nelle pulizie di superfici incrostate come lavelli, sporchi di calcare o sanitari o ceramiche. Questa pasta pulente può essere conservata per diversi giorni in questa scatolina di plastica senza nessun problema, anche 10-15 giorni, basta chiuderla e conservarla. Si utilizza con una spugna, si lascia agire qualche minuto sulle superfici, dopodiché possiamo risciacquare. Noterete una pulizia meravigliosa e un profumo squisito, tutto naturale.